qui per noi Ciccio Scelbo, mister del Pianopoli. Allora, mister, comprendo una buona partita, il Pianopoli penso che abbia meritato questo pareggio, anche se c'è un po' di amarbocco con il rigore sbagliato, che secondo me me la voglio il tuo giocatore, ma tirato banalmente proprio. Sì, vabbè, noi purtroppo siamo propensi ad affrontare le gare che rimangono, questa che abbiamo affrontato inclusa, facendo delle battaglie, calcisticamente parlando, perché comunque ci troviamo in una posizione di classifica molto, molto critica, quindi non esiste casa, non esiste fuori casa, per noi non esiste la prima in classifica, non esiste l'ultima in classifica. Dobbiamo cercare di fare punti. Sapevamo che il Maida veniva da alcuni risultati non positivi perché aveva pareggiato a Mileto e aveva perso in casa lo scontro col Pargheli, e quindi ci aspettavamo una squadra con la rabbia e con la Tosta, cattiveria, c'è un solo stesso. sì, perché aveva bisogno di fare punti per non Vedere il perdere treno in della classifica, quindi ci eravamo preparati bene. E anche se secondo me non abbiamo giocato bene, come avevamo giocato magari contro la Vallata, contro il Pargalia, soffrendo siamo riusciti a portare un buon punto alla fine per come si era messa la partita, però verso il 65esimo un rigore secondo me netto, l'abbiamo sbagliato, però fa parte del calcio. Alla fine il pareggio, una vittoria non sarebbe stata così, diciamo, errata, secondo Scandalosa, me c'è cioè scandalosa, ecco. scandalosa, però il pareggio sta bene, va? Sì, gli stimoli erano diversi, no, giustamente, però ripeto, una partita sola non può cambiare quella che è la classifica, ormai è una corazzata. Purtroppo queste tre partite avrà avuto le sue difficoltà per non fare punteggio pieno, ma rimane una corazzata. Noi siamo una squadra umile, giovane, con ragazzi che per il 99% sono tutti di Pianopoli. Questo è l'obiettivo della squadra dell'SD Pianopoli. E ci alleniamo per questo. E io ho giocatori bravi, giocatori forti, giocatori importanti, giocatori che anche se sono giovani hanno delle grosse potenzialità. Quindi, ripeto, continuiamo a lottare fino alla fine, sperando di levarci una bella soddisfazione.